È stato un tentativo di violenza, una rapina a una ragazza in un casolare in via Montevelino all'Aquila, a far scattare tutte le indagini che hanno portato all'arresto da parte della squadra mobile di 9 stranieri, 5 in carcere e 4 con divieto di dimora nella provincia dell'Aquila. Si tratta di persone del Gambia, del Ghana, della Nigeria, della Costa d'Avorio, del Niger e del Mali. Gli investigatori diretti dal dirigente Tommaso Niglio hanno scoperto una vera e propria organizzazione. 33 indagati dediti a rapine, violenze, spaccio e furti, 24 le perquisizioni eseguite all'Aquila, Vezzano, Sulmona, Roma e Firenze. Il gruppo più importante era radicato in città ed era stato ospite del centro di via Roma. Infatti le attività principali si svolgevano in quella zona. Per lo spaccio si spostavano in bici, usavano telefoni e dialetti, per i quali è stata necessaria la collaborazione dei connazionali. Sì, un aspetto fondamentale di questa indagine è la collaborazione che abbiamo avuto innanzitutto dalla vittima di questa violenza e di questa rapina, la quale è stata prontissima e senza esitazione nell'indicarci, una volta gli abbiamo sottoposto la foto di questo indagato, che fosse l'autore del reato che aveva patito. E poi la collaborazione di connazionali di queste persone che parlano dei dialetti particolari, dialetti quali il Mandingo, il Wolof e il Broken English, che sono declinazioni proprie di questi paesi, quali il Gambia, la Costa d'Avorio, il Ghana, la Nigeria. E queste persone ci hanno aiutato perché ci hanno aiutato interpretando e traducendo questi colloqui. Se non ci fossero state persone di questa nazionalità che ci avessero aiutato, non saremmo riusciti ad arrivare a questo risultato. Risultato importantissimo che abbiamo raggiunto anche grazie a una prontezza che la Procura ha avuto nei nostri confronti nel soddisfare tutte le richieste investigative che noi abbiamo inoltrato. Avevano lo status di rifugiati, che ora ovviamente sarà revocato. L'operazione si chiama Papavero perché agivano in via Papavero. Scappavano con la bici dopo l'incontro con i clienti per i vicoli dell'Aquila distrutta, uno scenario pericoloso, comunque quello che si stava delineando in città. Il capo dell'organizzazione era un extracomunitario del Gambia. In una telefonata intercettata parla di un ordinativo di droga, trafficavano hashish e marijuana, ordinato da un ragazzo in una scuola. È stata importante anche la collaborazione della ragazza aggredita, che ha subito riconosciuto in foto il malvivente. Non avevano un'organizzazione precisa, secondo la mobile. L'incontro con la ragazza probabilmente è stato casuale, erano appostati per un furto. 13 gli episodi riscontrati di vendita di droga, di 33 indagati, 31 erano richiedenti asilo, recuperati dal mare, arrivati dalla Sicilia all'Aquila. Gli investigatori, analizzando il traffico telefonico nella zona, sono riusciti ad arrivare a loro, utenze che non erano registrate.